Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video unboxing. Oggi finalmente unboxeremo la Play, che l'abbiamo fatta. Allora, innanzitutto devo prendere delle forbici, che mi sono dimenticato di prendere prima. Ora che abbiamo gli strumenti super tecnici e tecnologici, possiamo iniziare. Allora, la scatola è grande e molto pesante. Allora, io taglio qua e apro. Come al solito, le scatole della Sony hanno questa cosa qui che io trovo veramente fastidiosa perché rende difficile estrarre quello che c'è dentro. Si rischia di rompere, tra l'altro. Vi giuro, pesa tantissimo, veramente tantissimo. Via la scatola. No, c'è la scatola, quella più importante. So di essere arrivato in ritardo con questo unboxing, ma a parte che vabbè, era introvabile e io non avevo tutta questa voglia di avere la console. Ora mi è capitato di avere la possibilità di prenderla da un amico che è riuscito a ottenerla e quindi diciamo che ho colto, però in realtà io avrei voluto aspettare, cioè se non me l'avessi trovata avrei aspettato tranquillamente ancora un pochino per prenderla. Sto cercando di capire come si tira fuori, non so, sto prendendo tempo per quello, non ho capito se devo coricare, far uscire così o no. No, mi sa di no, sono scemo. C'è un piccolo cassettino, vediamo se si tira fuori. Sì, si tira fuori il cassettino che contiene controller, cavo e librettule varie. Cavo della corrente, in realtà non so dove l'HDMI deve essere, qua sotto probabilmente. Sì, spostiamo. E adesso c'è la Play, che è sempre molto difficile da tirare fuori. Perché fanno così complicato? Non è un grande imballaggio, cioè. No, ragazzi, no, queste cose sono un po' superate. Non riesco a tirare fuori. Cioè, per vedere, io al momento sto guardando sullo schermo della fotocamera per vedere cosa sto facendo, perché non vedo niente. Ok, sta uscendo. È nato. Quasi nato. Ok, piano. Molto piano. Ok. Via la scatola. Ed ecco la console. Uno e due. Ora, come al solito, ben sapete, questa console c'ha una forma che è tutta sua, quindi non so neanche se l'ho messa per dritto. Penso di sì. Facciamo così. Ok, l'ho caduto di qua. Mamma mia, che paura. Io vi giuro, non so dove metterla sulla scrivania perché è enorme e io non ho spazio. Eccola qua, in tutta la sua plastica. Là. Guardate quanto è, cioè, è più grossa di me, fra un po'. Ed eccola. Bene, ora io vedrò di montare la base, anche se mi fa veramente schifo la base. Vedo se non ha preso d'aria, quasi quasi la lascerei senza base, che mi piace di più. Però vediamo. Ovviamente la terrò in piedi perché coricata non mi piace e non ho spazio per metterla. E niente. Io vi ringrazio per aver guardato, vi chiedo scusa. E c'è già la polvere. Su questo nero c'è già la polvere. E già delle righe anche vedo. Quindi, vabbè. Vi ringrazio per aver guardato, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!